Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici, a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming. Nuova puntata di questa trasmissione che ogni giovedì in diretta in prima serata parla di salute e ogni settimana ospita i migliori specialisti disponibili a rispondere anche alle vostre eventuali domande. Per introdurre l'argomento che tratteremo questa sera, per sottolinearne l'importanza, la vastità, la complessità, mi affiderò ad una mini rassegna stampa. Articoli che sono stati estrapolati dalle pagine del quotidiano Il Centro, nelle varie edizioni Il Centro di oggi. Possiamo farvi vedere questi articoli. Alunno positivo alla scuola Rossetti, siamo a Pescara, è stata sospesa l'attività didattica in presenza in una classe della scuola Rossetti dopo che un alunno è risultato positivo al Covid. Altro articolo, andiamo a Montesilvano, positivi due studenti del Delfico, scatta la quarantena per 97 alunni, anche una docente è in attesa del risultato del tampone, attivata la didattica a distanza per 5 classi. Altro articolo, qui siamo a Chieti, gli studenti positivi salgono 80, paura tra i genitori, classi vuote in determinate scuole, superlavoro negli uffici della ASL. Altro articolo, ce ne andiamo in provincia dell'Aquila, Magliano dei Marsi, alunni a casa, scuole da sanificare, nuove ordinanze a Magliano, Scurcola, Castellafiume e Sante Marie. Altro articolo, devo arrivare a trovarlo, eccolo qua. Se ce la facessi, eccolo, è arrivato. Castel di Sangro, chiuso l'asilo delle suore, 60 bambini restano a casa. Era l'articolo precedente. Questo è di un argomento collegato naturalmente all'argomento principale che tratteremo questa sera. Qui siamo a Teramo, corsia rapida per i tamponi nelle scuole. D'Alberto, il sindaco di Teramo, anche come presidente dell'ANCI, chiede un vertice per affrontare le criticità del sistema dei test. Tutto questo, mentre, ecco l'articolo che vi dicevo prima, Castel di Sangro, chiuso l'asilo delle suore. Ultimo articolo che vi faccio vedere è questo, se lo possiamo mettere in onda, eccolo. Pagina 2 di tutte le edizioni del Centro di oggi, lo sapete tutti, l'Abruzzo è zona gialla e tutte le regole e i divieti centrato, cerchiato in azzurro, quello che il provvedimento che riguarda la scuola è prevista la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività di laboratorio in presenza, è prevista l'attività in presenza per scuole elementari e medie, ma con uso obbligatorio delle mascherine. Dunque, di che cosa parliamo questa sera? Parleremo di coronavirus a scuola, di coronavirus e scuola, ma è più giusto dire coronavirus a scuola. Avete visto, è un argomento di attualità, di strettissima attualità. Forse la vastità della problematica è stata leggermente ridimensionata per quanto riguarda almeno l'Abruzzo, col fatto che le disposizioni dell'ultimo DPCM, quello che entrerà in vigore tra meno di 3 ore alla mezzanotte di oggi, dicevo, queste disposizioni obbligano la didattica a distanza per le scuole superiori. Ma la problematica nella sua complessità resta. Cercheremo di sciogliere tantissimi nodi che affliggono comuni, ASL, personale scolastico e genitori e anche alunni, grazie alla competenza della nostra graditissima ospite. Ve la presento subito e volentieri. Buonasera e benvenuta nei nostri studi alla dottoressa Maria Grazia Sulli. Buonasera a Buonasera. tutti. È sorridente, quindi è una problematica che si risolve con un sorriso. Fosse così. Fosse così. Dottoressa Maria Grazia Sulli, referente medico per l'ambito scolastico, unità operativa complessa, igiene, epidemiologia e sanità pubblica della ASL di Pescara. Allora, intanto lei sarà contenta che le hanno levato gli istituti superiori, no? Quindi meno lavoro per lei. Per la verità, sì, per la verità, ci aveva già pensato il presidente del Della Consiglio regione. regionale d'Abruzzo, che il 26 ottobre ha emanato un'ordinanza e dal 28 ottobre tutti gli istituti superiori sono già in didattica a distanza in Abruzzo, sì, in Nella Abruzzo, nostra in regione, sì. Abruzzo, Quindi è stata esatto. confermata anche È dal stata DPCM. confermata.
Senta, che periodo è per lei, dottoressa? Quante ore lavora al giorno? Quante telefonate lavora al giorno? A che ora della mattina comincia a squillare il suo Allora, telefono? il mio telefono comincia a squillare dalle 7:30 del mattino circa, quando sono Buongiorno. ancora a casa, sì, e l'ultima telefonata l'ho ricevuta a 00:20 da un preside. Ho dato una grande disponibilità e effettivamente è un periodo veramente, veramente duro, però c'è una grandissima collaborazione con le scuole e spero che questo giovi. Si riesce a mettere ordine a questa confusione? Ci Ci proviamo proviamo. Solo collaboranti, genitori, dirigenti sì, i scolastici, dirigenti insomma. scolastici assolutamente, i referenti per l'ambito scolastico con il referente ASL hanno un grandissimo rapporto, quindi stiamo lavorando bene. Lei fa parte dell'unità operativa complessa Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'ASL di Pescara, Sì, che è all'interno del Dipartimento della Prevenzione. Un po' in generale di che cosa vi occupate? il Dipartimento di Prevenzione si occupa della tutela della salute, della persona e della collettività e degli ambienti nei quali la collettività vive, quindi gli ambienti chiusi, gli ambienti ricettivi, gli ambienti scolastici e ambienti di lavoro, abbiamo la medicina del lavoro, abbiamo il servizio veterinario che si occupa della tutela della sanità animale, ci occupiamo di igiene ambientale e il mio servizio in particolare di sanità pubblica si occupa appunto della tutela della salute e quindi delle azioni che bisogna mettere in campo per promuovere e salvaguardare questa grande ricchezza che è la salute. Non ci occupiamo di cura della malattia, ma di prevenire la malattia. In E questo quindi periodo è un compito lo stiamo importante, facendo. soprattutto in questo periodo. Torno tra lei tra poco, prima come sempre, anche questa settimana non voglio farvi mancare il consueto rapido sguardo al portale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, con pagine sempre listate a lutto per quanto riguarda l'elenco dei medici deceduti per contagio nel corso dell'epidemia di Covid-19. Purtroppo dalla settimana scorsa il numero è cresciuto ancora, eravamo fermi a 183 medici, siamo arrivati a 186 medici caduti per servizio, medici contagiati appunto da questo maledetto virus dall'inizio della pandemia, un'autentica strage. Per la pagina della solidarietà invece questa sera vogliamo sostenere due iniziative, una della Fondazione AIRC con i tradizionali cioccolatini della ricerca, dal 1° novembre si trovano in tutte le filiali, sono oltre 1700, le filiali del gruppo del Banco BPM, inoltre per la prima volta i cioccolatini sono disponibili su amazon.it per riceverli direttamente a casa oppure regalarli. Siamo nella settimana dei giorni della ricerca di Fondazione AIRC con tanti appuntamenti per informare e sensibilizzare il pubblico sull'importanza della ricerca oncologica, un'importanza ancora più marcata in questi tempi di pandemia di Covid-19 che ha influito sui progressi della stessa ricerca oncologica, mentre purtroppo i numeri confermano che il cancro resta un'emergenza di livello mondiale. Quella che state vedendo è la cartina delle 1700 filiali del Banco BPM, dove potete andare direttamente a comprare i cioccolatini oppure ordinarli su amazon.it. L'altra iniziativa che vogliamo sollecitare e sostenere è il conto corrente aperto dall'ASL Lanciano Vasto Chieti per donazioni sempre utilissime in tempi di emergenza pandemica. Le coordinate bancarie le state leggendo, magari vi è difficile scrivere tutti quei numeri, per cui le trovate sul sito della ASL Teatina. Detto questo, grazie alle persone che collaborano con me a questa trasmissione, grazie grandissimo anche per aver curato quella clip di articoli del centro, alla collega Gigliola Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Con Francesco Specchiulli siamo prontissimi a ricevere le telefonate, i numeri sono già in sovrimpressione, 0871 è il prefisso, ricordo i numeri, 5873230, 5873235, l'indirizzo email è salute@rete8.it. Ti aspettiamo.
Grazie Giuliola, buon lavoro a te, buon lavoro a Francesco Specchiulli in regia. Apriamo con un sondaggio che ha realizzato proprio la collega Giuliola Edmondo con il supporto dell'operatore Luca Corneli. Abbiamo chiesto alla gente che cosa sa di tante cose collegate al coronavirus a scuola. Poi rientriamo in studio e ne parliamo con la nostra ospite. Lei sa cos'è un contatto indiretto? Chi non ha avuto un contatto diretto con un positivo, un familiare, di chi ha avuto un contatto diretto? No, dico la verità. Indiretto, io seguo quello che dice un po' la distanza, la mascherina, non si va in giro. Potrebbe essere un contatto che magari lo prendiamo e non ce ne accorciamo indirettamente, appunto. Magari toccando una maniglia sporca, una borsa appoggiata per terra. E quando... E raccogli il Covid tramite una persona che è venuta a contatto direttamente con te. Quindi che ne so, se io lo prendo, metti che mio nipote lo prende all'asilo, mio nipote l'attacca a mia sorella e mia sorella a me. Un contatto che viene prodotto da un familiare, da un conoscente che si magari non sapendo che sia un positivo, viene contagiato. Chi dispone la quarantena? Dell'ASL. La ASL? Penso la ASL. Il mio figlio già c'è stato in quarantena perché fa del professionale e l'ha disposto la scuola. La quarantena la dispone la ASL, certamente anche con l'amministrazione comunale che fa la sua parte. Un ragazzino con febbre, con sintomi simili Covid, deve fare sempre il tampone? Sì, sì. No, io penso che debba interpellare il pediatra che dovrà indirizzarlo. A disposizione della ASL, cioè non è che decido io. Io sono del parere di no, perché c'è anche l'influenza. Mio figlio non gliel'hanno fatto fare il tampone perché non aveva febbre, aveva tosse e raffreddore. E quindi il medico mi ha detto no tampone. Lo so io questo. Io credo di sì, che sia utile. È successo proprio a mia nipote, ha avuto tosse, un raffreddore, praticamente il medico l'ha curata così, l'ha visitata, però ha detto che non c'era bisogno del tampone, infatti poi non ha avuto nulla. Sì, se il medico di base ritiene che serve il tampone. Quando e come? Comunque il bimbo se è malato la madre non deve mandarlo all'asilo, deve avvertire il medico di base e il medico di base deve avvertire l'ASL. L'ASL deve disporre in modo comunque rapido che il bimbo faccia il tampone. Un bambino c'è la tosse, che non si può dire al bambino senti l'odore o l'olfatto, però se la febbre persiste io penso che un genitore è doveroso che faccia fare il tampone al figlio. Se ha una febbre persistente, se ha una tosse persistente che non va via con i medicinali usuali, allora a quel punto potrebbe essere Covid e quindi è opportuno che si faccia il tampone. Quando si sentono i sintomi, c'è un po' di tosse, un po' di febbre. La febbre quando arriva penso a 37,5-38. Mio figlio l'ha fatto due volte, dopo mi sembra di 4 giorni ha fatto il secondo tampone. Se si è a contatto con qualche persona che è positivo, credo. Uno può avere anche 37,8 di febbre, però uno magari non ha il Covid. E quindi si vanno a buttare tutti a fare il tampone, cioè è un po' contraddittoria sta cosa. Svolgersi in un centro specializzato, in ospedale, parlarne con il medico. Uno sa che è venuto a contatto con una persona che ha il Covid, bisogna farlo, penso. Chi lo dispone? Ho 2 nipotini piccoli e l'ha disposto la pediatra perché hanno avuto tosse e raffreddore e gli hanno fatto tutti e 2 i tamponi. Il pediatra di concerto con la ASL. Il tampone disposto me la ASL. Penso il pediatra in questo caso, oppure il medico di base. Il medico curante, di solito, ci fa l'impegnativa per andare a fare il tampone. Un dottore, un'infermiera? Sempre il medico curante. L'ASL. Il genitore va dal medico curante e il medico curante prevede il tampone. Bisogna sempre rivolgersi a un medico curante. Se dice che non si va al pronto soccorso, si chiama pure prima il medico, poi in base a quello che dice il medico uno ascolta, se no il medico ci sta a fare. Dottoressa, voto agli abruzzesi, ho visto che annuiva, ogni tanto scuoteva la testa, però insomma il messaggio sta passando, c'è qualcuno un po' più scrupoloso, sì. Qualcuno... un po' più generico, qualcun altro che annaspa, però che voto gli diamo alla popolazione abruzzese? Diamo senz'altro la sufficienza, il messaggio sta passando, ormai si parla di queste tematiche da tanti mesi
e piano piano la consapevolezza raggiunge un pochino tutte le persone e qualche messaggio arriva in maniera un po' distorta, e quindi è sempre bene puntualizzare e continuare a dare le definizioni e a continuare a spiegare, certo, sempre. Lei mi ha detto che riceve una media di 100 telefonate al giorno, quindi che cosa le chiedo? Se, caso per caso? Sì, allora le telefonate che mi giungono sono soprattutto telefonate che mi arrivano dall'ambito scolastico in questo periodo, quindi sono presidi, referenti scolastici, ma anche insegnanti e anche mamme che arrivano a... preoccupatissime. Esatto. Senta, allora, noi naturalmente prendiamo in considerazione la popolazione studentesca di Pescara, che è quella, sì, di competenza, diciamo così, della nostra ospite, la dottoressa Sulli, ma è chiaro che il discorso che porteremo avanti fino alle 22:30 ha natura generale, di carattere generale, vale anche per tutte le altre province, le altre tre province abruzzesi, ma in generale vale per tutti gli studenti. Allora, intanto scattiamo la fotografia della popolazione studentesca a Pescara. Quanti sono gli studenti e come sta andando nelle varie scuole della provincia? Dottoressa, abbiamo anche delle diapositive. Sì, la popolazione scolastica della provincia di Pescara conta più di 53.000 studenti che sono divisi in 47 istituti. Ogni istituto a sua volta prevede diverse sezioni per un totale di 2.150 classi circa. Con il decreto del presidente Marsilio, le classi delle scuole superiori, quindi le classi degli istituti superiori, sì, sono state poste a casa, quindi con la didattica a distanza dal 28, quindi abbiamo una fetta di popolazione che non osserveremo più. Al momento stiamo ancora lavorando sui casi che si sono verificati fino al 27 ottobre. Andiamo avanti con le diapositive. Ecco, questo grafico che cosa ci dice? Questo è il trend dei casi positivi della provincia di Pescara dalla metà di agosto fino al primo novembre. Nella prima metà di agosto abbiamo avuto dei giorni felici in cui il numero di casi era zero, alcuni giorni, non tutti. Perché le scuole erano chiuse. Le scuole erano chiuse, faceva caldo. Dalla metà di agosto in poi abbiamo avuto qualche caso e poi un aumento del numero, un crescendo, fino ad arrivare a questo picco del primo novembre, ma ci siamo fermati al primo novembre perché facciamo queste rilevazioni settimanalmente. Ma già il 2 e il 3 abbiamo avuto ancora questa più casi. Settimana è sì. Ultima diapositiva che facciamo vedere è questa, eccola. Che sì, la popolazione di tra 0 e 18 anni, cioè di ragazzi e bambini in età scolare, nella popolazione tra 0 e 18 anni abbiamo avuto fino al 1 novembre 119 casi positivi, e di questi casi 15 erano riferiti a docenti. Ma il 2, il 3, il 4 novembre questi casi sono aumentati notevolmente, solo il 2 ne abbiamo avuti in una trentina. E inoltre abbiamo avuto un focolaio in una scuola che è ormai di dominio pubblico, dove ci sono stati più casi e quindi si è deciso di chiudere la scuola, di mettere in quarantena, non chiudere, mettere in quarantena un intero plesso e fare uno screening su tutti i bambini, i docenti e il personale amministrativo, il personale scolastico. Visto che l'ha citato, le chiedo che differenza c'è tra isolamento e quarantena, dottoressa? Perché si fa molta confusione. Sì, questi due termini spesso vengono usati in maniera impropria. Allora, deve essere messo in isolamento la persona che è infetta, cioè la persona che alberga il virus nel proprio organismo. Perché? Perché deve essere isolato dalla comunità affinché non venga trasmessa l'infezione. Quindi il caso positivo è in isolamento. In quarantena invece viene messa la persona sana che ha probabilità di essere venuto a contatto con il virus e quindi deve essere monitorato per un periodo di tempo, chiamato appunto quarantena, per vedere appunto se in questa persona insorgono dei sintomi. In quel caso si interviene col tampone e si individua in maniera tempestiva, rapida, il nuovo caso. L'abbiamo chiesto, l'ha chiesto Gigliola anche alle persone che ha incontrato per strada per il suo sondaggio, che differenza c'è
tra contatto stretto e indiretto. Stiamo dando queste informazioni di carattere generale per poi andiamo a vedere che cosa succede, certo, a scuola, in classe. Allora, contatto stretto o contatto indiretto? Sì, il contatto stretto è individuato in quelle persone che hanno un contatto fisico ravvicinato con un caso Covid positivo. Chiaramente tutte le persone che convivono, non solo familiari, ma conviventi del caso, e chi ha avuto contatto con le secrezioni, quindi la mucosa nasale e le secrezioni anche salivari, chi ha avuto contatto con per esempio un fazzoletto utilizzato da un caso positivo, chi ha avuto un contatto per esempio ha cenato e quindi si è posto di fronte a questa persona e ha parlato con questa persona almeno per una quindicina di minuti, 20 minuti. Chi condivide un ambiente chiuso, una stanza, un'aula, e quindi qui veniamo alle scuole, e chi ha viaggiato su un autobus, su un pulmino scolastico, considerando una distanza ecco, di un metro, e quindi le persone che si sono poste sul sedile a fianco alla persona positiva. Adesso sugli autobus, sulle metropolitane, si dovrà andare al 50% della capienza massima. Sì. Allora, andiamo a scuola, ci svegliamo la mattina, quali azioni preventive dovrebbero mettere in conto, in azione, prima i genitori e poi il corpo docente per consentire agli alunni una didattica tranquilla, di stare in classe a lezione con tranquillità? Sì. La diapositiva parla del contatto stretto a scuola, perché abbiamo parlato del contatto stretto in generale. Per contatto stretto a scuola si intendono appunto i compagni di classe, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e appunto i compagni di viaggio. Mi chiedeva della prevenzione, sì, quindi delle modalità che bisogna porre in campo per prevenire questo contagio. Innanzitutto partiamo dalla famiglia. I bambini che presentano sintomi, qualsiasi sintomo, febbre, tosse, raffreddore, devono essere tenuti a casa. La temperatura va misurata appunto dalla famiglia e la temperatura viene misurata anche a scuola. Nel caso queste si sono ravveda ancora le diapositive che spiegavano, sì, questa più una indiretto informazione per la regia, salto. Queste erano diapositive della spiegazione tra contatto indiretto e contatto stretto. Andiamo alla 9, Francesco, diapositiva numero 9, eccole qua. Sì. Torneremo anche magari a parlare del contatto indiretto. Quindi controllo della temperatura a casa, poi a scuola. Un'altra azione preventiva è la compilazione rigorosa dei registri. Bisogna, e questo lo stanno facendo in maniera egregia tutti quanti, bisogna vedere quante assenze vengono fatte e anche le motivazioni delle assenze. Bisogna calcolare anche le supplenze e quindi personale che non è solito entrare nella stessa classe ma in quei giorni è stato presente. E spostamenti, cosa che non è indicata in questo periodo, però a volte succede che alcuni alunni si spostano in altre classi. Quindi registro dalla fotografia della presenza di tutte le persone che quel giorno sono state in classe. Sono e tutte cose che non si aiuta. Facevano prima, vero dottoressa? Si facevano, però ora si fanno con una maggiore cura, una maggiore attenzione, perché questo ci aiuta moltissimo a fare poi il tracciamento, a fare la ricerca dei contatti. Altra diapositiva, eccola qua. Sì, altre azioni preventive sono quelle che conosciamo tutti, l'uso della mascherina che ahimè da oggi è obbligatoria anche in posizione statica. Cioè fino all'emanazione di questo DPCM gli studenti potevano fare a meno di portare la mascherina se erano fermi al banco e usarla soltanto negli spostamenti per andare in bagno, muoversi comunque. Da domani sarà obbligatorio per tutti, eccetto che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i bambini che hanno particolari condizioni che non consentono l'uso della mascherina. Il distanziamento è un'altra azione preventiva, sono stati
messi a disposizione molti banchi con rotelle, quindi i dirigenti hanno dovuto individuare anche una zona dove il banco deve posizionarsi, magari indicando con dei nastri colorati la sede, perché si possa poi riposizionare il banco una volta spostato. E predisposizione degli erogatori di sanificante, questo abbiamo visto che vengono, certo, gli erogatori vengono messi dappertutto e anche gli studenti, i docenti ne fanno un uso appropriato. Altra diapositiva, l'ultima che l'ultima abbiamo preparato. È una delle più importanti, è quella del lavaggio delle mani. Ci stiamo screpolando le mani oramai da mesi, esatto, questo lavaggio. Esatto, sì, molti cominciano a subentrare alcune problematiche di secchezza delle mani. Purtroppo è un'azione che dobbiamo continuare ad avere, a seguire. E quando si arriva a scuola, perché si è toccato di tutto, e quindi poi prima di mangiare, prima della merenda, dopo l'utilizzo dei servizi igienici e quando si esce da scuola. Certo. Questo sarebbe... A scuola, a quali sintomi del ragazzino, dello studente, si deve prestare attenzione? In particolare sia il ragazzino, ma anche i docenti, gli insegnanti, le maestre. Sì, i sintomi sono ormai molto conosciuti. La febbre è quella che conosciamo tutti, febbre che deve superare i 37 gradi e mezzo per essere proprio indicativa. E il mal di testa, la cefalea, la faringodinia, cioè il mal di gola, e la tosse secca, sì, e difficoltà a respirare, ma difficoltà a respirare comincia a essere un sintomo già un pochino più importante. Anche disturbi gastrointestinali come nausea, vomito e diarrea. Intendendo però, ecco, un disturbo gastrointestinale di una certa importanza, la scarica di feci molli di un'unica scarica non si considera diarrea, sono almeno, certo, tre le scariche da considerare. E la perdita dell'olfatto, cioè l'anosmia o la diminuzione dell'olfatto, iposmia, che è un sintomo molto tipico, insieme alla perdita o alterazione del gusto, cioè alla geusia, certo, o la disgeusia. Certo. Questi sono sintomi abbastanza tipici. Sì. Se un ragazzino, uno studente, ha uno o più di questi sintomi, come ci si comporta? Che si fa? Lo si picchia? Lo si butta fuori? No, assolutamente no. Ha detto bene, uno o più sintomi. Un sintomo solo... E non ci deve far preoccupare immediatamente, il ragazzo comunque deve essere monitorato, ma se questo accade a scuola c'è l'indicazione di isolare il bambino. Ogni scuola ha previsto un'aula, una stanza Covid, dove il bambino deve essere accompagnato con la mascherina. Essendo un minore deve essere accompagnato da un operatore, dal personale ATA, che dovrà anche egli munirsi di questi dispositivi di protezione e potrà nella fattispecie, cioè se necessario, usare oltre alla mascherina anche la visiera e anche i guanti. Dopo aver accompagnato il ragazzo, lo studente, in quest'aula Covid, bisognerà chiamare i genitori perché si rechino a prelevare lo studente e portarlo a casa. Una volta a casa bisogna attivare il pediatra di libera scelta o il medico di famiglia, a seconda dell'età dello studente, e il medico di famiglia valuterà la necessità o meno di sottoporre il ragazzo, lo studente, ad un tampone. E valuterà, perché non è vero che la cosa sia immediata e sia sempre, il sintomo debba sempre essere poi seguito dall'esecuzione del tampone. La valutazione del pediatra è importante. Del pediatra o del medico di famiglia. Così diamo risposta anche a quelle persone che nel nostro sondaggio erano andate di là. Il pediatra o il medico di famiglia che decide se fa fare il tampone al ragazzino. E questa prenotazione, devo dire che adesso è molto facilitata, perché è stata predisposta una piattaforma alla quale possono accedere tutti i pediatri e tutti i medici di famiglia e prenotare immediatamente il tampone. Poi devono dare chiaramente la comunicazione di data, ora e sede di effettuazione del tampone al proprio assistito.
sia per lo studente che per l'operatore scolastico ci dovrebbe essere una corsia preferenziale nel fare i tamponi, dottoressa? Allora, la corsia preferenziale per lo studente e per il docente effettivamente non c'è, perché non c'è. È il pediatra che prenota il tampone. La corsia preferenziale invece è ben stabilita per i contatti, e cioè per la classe e per i colleghi, per i docenti. Sì. In effetti è stata dalla ASL di Pescara stabilita una procedura diversa, cioè tutta la classe viene convocata nello stesso giorno, nella stessa sede, per facilitare il compito, certo, un po' a tutti, e soprattutto per dividere e non fare le file, ecco, le famose, certo, file ai ragazzi con le altre persone che devono essere sottoposte al tampone. Ci sono delle sedi. Mi sembra una soluzione logica e fatta bene. Arriviamo al dunque. Se il tampone del ragazzino, dello studente o del docente, dell'operatore scolastico è positivo, che succede? Che bisogna fare? Il servizio di igiene, di epidemiologia e sanità pubblica prende in gestione il caso. Quindi viene contattato il caso, in questo caso appunto parliamo con i genitori, ma abbiamo parlato anche con ragazzi dai 14 anni in su che sono molto svegli e hanno collaborato tantissimo. Nella maggior parte dei casi però parliamo con i genitori. E la seconda fase dell'intervista, la prima fase di intervista verte sulla raccolta dei dati e del tracciamento anche dei familiari, quindi dei contatti tra i familiari. Poi si passa al tracciamento dei contatti nell'ambito scolastico. Abbiamo parlato di contatti stretti e in questa fase siamo molto agevolati perché i referenti scolastici, su nostra richiesta, mandano l'elenco che contiene tutti i nomi degli alunni, tutti i nomi dei docenti che hanno condiviso l'aula in quei giorni e eventualmente anche di qualche operatore scolastico. E quindi bisogna contattarli tutti questi. Purtroppo sì, alcune volte il contatto di tutti i contatti stretti è stato veramente indaginoso. Immaginiamo che sia un caso positivo sia un professore, e ci è capitato, certo, un professore che insegna in parecchie classi. Abbiamo avuto un professore che insegnava in 6 classi e quindi abbiamo dovuto fare 180 contatti. La interrompo, chiamati. Poi verificheremo anche quando lo studente o l'operatore scolastico positivi possono tornare a scuola. 21:34 mi sembra di capire, una telefonata. Gigliola mi fa segno di sì. Pronto, alle 8? Pronto, buonasera. Buonasera, guardi, a lei, da dove chiama? Io da Pescara. Prego. Sono la signora Mammarella Carla, guardi, io mi scuso ma ho bisogno proprio di dire questa cosa. Ho il nipotino che ha fatto il tampone perché si è ammalato, raffreddore, tosse. Dopo, diciamo, è rientrata a scuola il martedì, dopo ha fatto il tampone negativo, tutto a posto, frequenta la seconda elementare. Dopodiché il venerdì, questo è il martedì, è rientrata a scuola, il venerdì aveva l'altra volta tossetta e raffreddore. Insomma, gli hanno rifatto rifare il tampone e guardi, è veramente drammatico. Dopo 10 giorni gliel'hanno dato, noi dal 29 di ottobre ancora abbiamo la risposta. C'è un bambino che ha fatto 11 giorni di scuola, mi scusi lo sfogo, i genitori in mano a Dio, io sono la nonna, ma veramente, e questo non è solo a lui, tutti quanti quelli che hanno fatto il tampone a Scafa, nella volta prima, questo 4 giorni prima l'ha fatto a Cepagazzi, c'è nessuno ancora c'ha la risposta del tampone, c'è veramente drammatico, vorrei che uno se ne rendesse conto, cioè io mi rendo conto della situazione. È uno sfogo. Sono una persona molto equilibrata, cerco di comprendere, però veramente drammatico. È uno sfogo legittimo, signora, resta in linea perché così se la dottoressa se la dottoressa può fare qualcosa, ma mio nipote è disperato. Quanti anni ha suo nipote? Il nipote ha 7 anni, vuole andare a scuola, sta bene, è 15 giorni che sta a casa, sta bene. Sì, allora, dottoressa, resti in linea, come la possiamo aiutare? Quei tamponi 10 giorni, mi spiego? L'abbiamo capito, come la possiamo aiutare questa nonnina giovane, mi sembra di capire. Sì, sì. Che possiamo fare? Mi dispiace molto perché con il crescere del numero dei tamponi eseguiti, alcune volte sì, però il tempo è lungo,
una vita che sta a casa. No, la signora lamentava anche il lungo tempo che intercorre tra l'effettuazione del tampone e la risposta. Sì, sono veramente pochi giorni, da pochi giorni abbiamo avuto qualche ritardo del genere perché appunto la numerosità è tale che ci impedisce, il laboratorio chiaramente che lavora 24 ore su 24, ma in alcuni casi sì, abbiamo avuto risposte un po' tardive. Ci dispiace. Possiamo fare qualcosa? C'è ancora la nostra amica? No, evidentemente non è più in linea con noi, perché sennò in privato ci facevamo dare il nome, magari domani. Sì, se volete chiamare. Era una telefonata più per il dottor Fazzi, che la settimana scorsa è responsabile del laboratorio di microbiologia, l'avremmo preso di petto. Abbiamo forse in linea la stessa signora? No, un'altra telefonata. Facciamo qualcosa, cerchiamo di aiutarle queste persone. Senta. No, stavo guardando Gigliola nel mio monitor di servizio. Allora, torniamo al nostro studio. Eccola qua, abbiamo o la stessa persona o un'altra telefonata, la stessa persona. Pronto, dove era andata? È caduta la linea. Sì, caduta la linea, dove era andata? Veramente sono disperata perché per me è un eccesso di zelo far fare un tampone a un bambino due volte, cioè... Allora, facciamo qualcosa, così. Ripeto, sono una persona comprensiva, mi rendo conto. Però, allora, facciamo veramente. Così, guardi, in privato adesso noi stacchiamo la comunicazione, la telefonata in diretta. Torna a parlare con Gigliola, la collega che le ha risposto. Lascia i suoi dati e poi la dottoressa Sulli, vediamo se la possiamo aiutare. Domani telefoniamo al dottor Fazzi, vediamo di risolverle questo problema, va bene? Grazie a lei. Mille, buon lavoro, buonasera. Grazie. Allora, Gigliola è a nota questa. Torniamo alla nota, al numero di telefono di questa gentilissima signora. Studente, operatore scolastico positivo, no? Abbiamo detto. Passa la quarantena, l'isolamento, come fa a tornare a scuola, tipo questo ragazzino qua? Come torna una persona normale che riprende l'attività, dottoressa? Il caso positivo, sia esso studente, sia esso docente, può tornare alle proprie attività quando diventa asintomatico. Sì, dobbiamo distinguere. Se è sempre stato asintomatico, può riprendere la propria attività dopo 10 giorni di isolamento con un tampone effettuato al 10° giorno che dovrà dare esito negativo, se è sempre stato asintomatico. Se invece è un caso sintomatico, deve aspettare la remissione totale dei sintomi e può effettuare un tampone in 10ª giornata, se però da almeno 3 giorni è senza sintomi, altrimenti deve aspettare, quindi almeno 3 giorni senza sintomi, con tampone negativo torna anche lui alle proprie attività. Può tornare, Esatto. E abbiamo poi il caso del positivo a lungo termine. Ci sono delle persone che continuano ad essere positive anche dopo la remissione totale dei sintomi. Con la circolare del 12 ottobre è stato cambiato, è stato cambiato qualcosa, è stato stabilito che se la persona continua a risultare positiva ma non ha più sintomi, e continua, però avrà fatto almeno un paio di tamponi e sono risultati entrambi positivi, potrà tornare al lavoro dopo 21 giorni dalla comparsa del sintomo. Questo è stato deciso in base a studi fatti, a ricerche scientifiche, chiaramente, perché dicono che dopo 21 giorni la contagiosità ormai si tende a annullarsi. Con un tampone negativo, due tamponi negativi? Almeno uno, però si preferisce farne sì un secondo. Certo. Facciamo qualche esempio pratico, così magari facciamo capire ai nostri telespettatori la diversità anche di queste situazioni. Abbiamo preparato anche una diapositiva. Sì. Eccolo qua, scenario 1. Sì, allora lo studente o il docente fa il tampone è positivo. Scatta la quarantena dal giorno seguente l'effettuazione del tampone o dall'inizio dei sintomi, cioè precisamente da 48 ore prima dell'esordio del sintomo
Quindi per tutte le persone, perché questo non abbiamo detto prima, il contatto diretto, abbiamo detto cos'è il contatto diretto e quando lo si chiama così, però non abbiamo detto che il contatto diretto può essere venuto appunto a contatto con il positivo nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi, se il caso è positivo, o nelle 48 ore precedenti l'effettuazione del tampone, se il caso è asintomatico. Quindi nel primo caso, mi sono un po' ripetuta, se c'è sintomatologia, sì, 48 ore prima dall'esordio della sintomatologia, se non c'è, 48 ore prima dell'effettuazione del tampone. Questo per le scuole è diventata un conto veramente molto, molto importante, sì. E quindi bisogna prescrivere la quarantena, che è obbligatoria. E effettivamente chi non la segue è penalmente perseguibile per tutti i contatti stretti. Certo. E quindi li ripetiamo nell'ambito scolastico per la classe, i docenti ed eventuali altre persone comunque, certo, che sono state a contatto col ragazzo, anche i familiari e amici. Ma la positività, dottoressa, scatta dall'ultimo giorno di presenza a scuola, quindi sia dello studente che dell'operatore scolastico, oppure dall'esito del tampone? Allora, si comincia a contare dal giorno che ha avuto i sintomi a scuola? La positività viene stabilita quando il tampone è stato refertato, ma noi calcoliamo per definire il contatto stretto l'esordio del sintomo o il giorno del prelievo del tampone, perché il tampone potrebbe essere refertato, come nel caso della signora poverina che ha chiamato prima, anche qualche giorno dopo. Quindi è importante sapere quando è iniziato il sintomo o quando è stato eseguito il tampone. È da lì che scatta la positività, di fatto, che si comincia. È da lì che si comincia a contare. Si comincia a contarsi 48 ore prima e per 14 Perfetto. Giorni dopo la contagiosità. Mamma mia, sempre più complicato. A furia di parlarne poi si entra. Si capisce. È complicato per me. Se il tampone invece è negativo, che succede? Se il tampone è negativo, ma la persona lo ha effettuato probabilmente perché aveva sintomi, quindi bisogna aspettare la remissione del sintomo, assolutamente. Se invece il tampone è stato effettuato per uno screening, quindi non c'è sintomatologia, prima si doveva ripetere il tampone per una maggiore precauzione, adesso no, non è più dovevano essere previsto. Due tamponi negativi a distanza di 24 ore, mi sembra. 24 ore, sì. Senta, le scrive Gianluca: buonasera, ho due domande per la dottoressa Sulli. Ieri ho letto che una classe è in quarantena per la positività del papà di un alunno, è vero? Può capitare questo caso? Allora, molte volte ci viene chiesto ci viene formulata questa domanda. Il papà dell'alunno è il caso positivo. L'alunno è contatto diretto del caso positivo. La classe tutti i componenti della classe, alunni e docenti, sono contatti indiretti, perché sono contatti dell'alunno e quindi si chiamano contatti del contatto. Quindi non è vero che si mette in quarantena una classe se il papà di un alunno è positivo. La seconda domanda, forse in pratica aveva già risposto in una spiegazione precedente, quando diceva che quel docente di sei classi vi aveva costretto a chiamare tutti i vari contatti delle sei classi, no? Gli studenti, certo, e annessi. La seconda domanda è: il Dipartimento di Prevenzione chiama tutte le centinaia di famiglie i cui figli sono in quarantena? Grazie per l'attenzione, Gianluca. Chiamate tutte le centinaia. Esattamente, chiamiamo tutte le centinaia di famiglie e per ciascun ragazzo, per ciascun docente, stiliamo una scheda, la scheda di sorveglianza, perché facciamo una sorveglianza attiva. Nel periodo di quarantena queste persone vengono chiamate, prima facevamo telefonate, le telefonate erano fatte da operatori sanitari, da medici, infermieri, assistenti sanitari. Ora continuiamo a fare le telefonate personalmente,
solo per bambini e per persone anziane o persone che non sono in grado di rispondere alla chiamata, che invece viene effettuata col sistema Recall, quindi con una chiamata automatica alla quale si risponde pigiando sul telefono i vari numeri. Tutti vengono chiamati perché bisogna fare appunto questa scheda, spiegare a tutti cosa devono fare, come devono comportarsi, spiegare che molto probabilmente faremo loro un tampone prima della fine della quarantena, e quindi è un lavoro molto impegnativo. Certo. Una mail che mi è arrivata oggi pomeriggio, che ho provato a sintetizzare, ma ve la leggo quasi integralmente, è un pochino lunga, ma vi garantisco anche alla dottoressa Sulli, che è estremamente interessante. Mi chiamo Alessandro Rossi e seguo assiduamente la vostra emittente. Ho una figlia di 5 anni iscritta al terzo ed ultimo anno di materna presso un istituto di Chieti. Mia figlia soffre di disturbi allergici, in particolare di alternaria, che è una muffa, giusto dottoressa? Sì. Questi disturbi allergici e l'alternaria la portano ovviamente a manifestare talvolta sintomi quali raspo in gola e o colpi di tosse. Il dirigente scolastico, per far sì che mia figlia possa frequentare l'asilo in questo periodo, la materna in questo periodo, ha richiesto un certificato che attesti tale patologia da parte di un pediatra. E qui viene il bello: quest'ultimo ha assolutamente escluso tale certificazione. Io mi trovo con mia figlia a casa senza alcun sintomo se non quel piccolo raspo in gola. Sottoporre mia figlia al tampone Covid-19 significherebbe consentirle sì il rientro a scuola. Ma la domanda che vorrei sottoporvi è questa: una volta accertata l'eventuale negatività al Covid-19, dopo neanche un giorno, due giorni, mia figlia tornerà a manifestare anche saltuariamente i suoi classici sintomi. E allora cosa accadrà? Altro tampone? Ipotizziamo una quarantina di tamponi annui o che cosa? Dice, ipotizziamo una quarantina di tamponi, scrive, una quarantina di tamponi annui, occhio e croce, potrebbero essere anche di più, o che cosa? Grazie, complimenti per la trasmissione. Questo è un caso irrisolvibile, dottoressa Sulli. O no, è il pediatra che sbaglia a non certificare la patologia? Allora, alcune patologie devono essere rese note. La bambina non può essere sottoposta a tamponi ogni settimana, quindi il pediatra sì, dovrebbe certificare con dovuta documentazione una patologia del genere, perché la bambina avrà molto spesso, durante soprattutto l'inverno, episodi del genere. E anche il docente e il referente scolastico non possono allontanare la bambina per ogni piccolo colpo di tosse ogni volta che starnutisce. Per cui sicuramente il pediatra dovrebbe essere collaborante, e magari anche a livello scolastico, laddove si ravvisasse un secondo sintomo, quindi non solo il suo solito sintomo dovuto a questo tipo di allergia, ma un secondo sintomo in associazione, allora prevedere magari l'effettuazione di un tampone. Il buonsenso ci deve guidare e i bambini non possono essere penalizzati in questa maniera. Senta, le ASL in generale, l'ASL di Pescara, ma in generale tutte, dovrebbero organizzare dei punti tampone dove fare il tampone riservato alle scuole senza prenotazione, ma semplicemente portando un'autocertificazione con il timbro della scuola? No. No, assolutamente no. Andare e recarsi presso un punto tamponi, tra virgolette, senza prenotazione significherebbe generare assembramenti, e questo non è affatto indicato. I tamponi vanno prenotati, se ne prenotano uno o due ogni 5 minuti, sì. E se tutto va bene le file scorrono e non ci sono assembramenti. Andare senza prenotazione non è assolutamente indicato. I genitori cosa devono fare con un figlio a casa che ha un aumento della temperatura corporea superiore a 37,5 gradi o sintomi compatibili con il Covid? Lo deve comunicare a voi a scuola?
Allora, il genitore che si trova... Oltre che ovviamente rivolgersi al pediatra, al medico. No, allora il genitore deve rivolgersi al pediatra o al medico di medicina generale che valuterà le condizioni cliniche del suo assistito, perché già lo conosce e quindi può valutare l'eventuale necessità di prenotare un tampone, ma i sintomi non vanno comunicati al dipartimento assolutamente, avremmo una marea di comunicazione. Sì, se no non ne uscite più. No. I genitori che devono invece avvisare la scuola in caso di assenza del proprio figlio per motivi di salute, nel senso devono specificare anche la patologia che può essere ovviamente diversa dal Covid-19, questo lo devono fare? Allora, per quanto riguarda le giustificazioni cosiddette, sì, un tempo si chiamavano così, quando un alunno, uno studente manca da scuola, l'assenza va giustificata. Ci sono le assenze che sono dovute a motivi familiari e queste continuano ad essere valide. E ci sono stati casi, è stato un caso molto carino, un bambino non è andato a scuola perché la mamma aveva fatto un turno di notte molto pesante, non si è svegliata e non l'ha portato a scuola, e all'inizio oddio la prima assenza, no, quando i motivi sono decisamente non dovuti a problemi di salute, l'autocertificazione del genitore è sempre valida, se il bambino va in gita o... va a trovare la nonna, periodo, okay. Magari... no, la gita no, in questo periodo, però no, dico, nel senso è malato di non Covid, però no, non... allora il motivo non di salute, poi c'è il motivo di salute chiaramente non legato al Covid espressamente, per esempio se il bambino è andato dal dentista, se il bambino ha avuto un problema, si è fratturato un braccio, se la ragazza ha dolori mestruali, sono effettivamente motivi completamente diversi dalla sintomatologia Covid. Quando invece i sintomi sono simili Covid, lì comincia a sorgere un po' il problema e quindi lì la valutazione del pediatra è importante, perché potrebbe essere necessario appunto l'effettuazione del tampone. In attesa dell'esito del tampone, torniamo anche alla telefonata di prima della gentilissima signora di Pescara, in attesa dell'esito del tampone, l'alunno, i suoi genitori, ma anche i compagni di classe, che fanno? Devono restare in isolamento? In attesa dell'esito del tampone, no. No. Quando avremo l'esito e la positività scatteranno le misure di quarantena e quant'altro detto prima. Quindi ci si comporta normalmente tutti, alunno, normalmente, famiglia? Chiaramente seguendo le normali prassi igieniche, le misure che ormai sono conosciutissime, se seguiamo tutti le normali prassi sicuramente il contagio riusciremo a limitarlo. Viene, l'abbiamo visto anche negli articoli che ho letto in apertura, di trasmissione, viene disposta la quarantena di una classe, quanto dura, chi ne certifica la fine e gli altri studenti della scuola? Allora partiamo, intanto quanto dura? Allora la quarantena per una classe dura 14 giorni, oppure 10 giorni con effettuazione del tampone al decimo giorno e quindi con esito negativo. Le numerose classi che abbiamo messo in quarantena sono state monitorate tutte quante e la maggior parte di esse hanno poi avuto un appuntamento per l'esecuzione del tampone. Per alcune non è stato possibile, in quanto il sintomo nel ragazzo o nel docente si è manifestato in un certo tempo e non è stato richiesto subito il tampone. Il tampone poi è stato eseguito, abbiamo avuto qualche giorno di ritardo nell'esito e quindi quando abbiamo avuto la positività il periodo di quarantena era quasi agli sgoccioli, allora abbiamo chiamato tutte le persone, tutti gli studenti, tutti i docenti, ci siamo accertati del loro stato di salute, abbiamo chiesto se fossero insorti sintomi e visto che la quarantena scadeva quel giorno o il giorno dopo, per alcune classi non è stato fatto, ma per la maggior parte delle classi abbiamo fatto sì, un lavoro enorme. Immagini per quella scuola che è stata messa in quella plesso, sì, messa in quarantena, 800 tamponi.
per fortuna della seconda ondata, cioè dello screening effettuato su tutta la scuola, soltanto 3 sono stati refertati come positivi. Un lavoraccio, complimenti a lei e ovviamente a tutto il Dipartimento. 21:55, quasi 56, vado in pubblicità, tra poco la seconda parte di questa trasmissione. Rieccoci di nuovo in diretta da studio, sono le 22:03, in diretta per la seconda e ultima naturalmente parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile dedicata al cosa fare a scuola coronavirus e scuola coronavirus a scuola. Ne stiamo parlando con la nostra graditissima ospite, la dottoressa Maria Grazia Sulli, referente medico per l'ambito scolastico, unità operativa complessa, igiene, epidemiologia e sanità pubblica della ASL di Pescara. Mentre era in corso la pubblicità mi è arrivata un'altra mail da una signora che si chiama Ilaria e scrive: buonasera, siamo in attesa del risultato del terzo tampone. Qualora dovesse essere di nuovo positivo per la terza volta e comunque sono già trascorsi i 21 giorni dal primo tampone, ci è poco chiaro come comportarci. Inoltre occorre l'attestazione da parte dell'ASL per il rientro al lavoro o per uscire di casa? Grazie cordialmente. Sicuramente non è relativo a un fatto scolastico, in generale è una persona che sta aspettando l'esito del terzo tampone, i primi 2 sono stati positivi, se dovesse essere positivo anche questo, come ci si deve comportare, dottoressa Sulli? Abbiamo detto prima che la circolare del 12 ottobre del Ministero della Salute prevede proprio questo, perché nella prima fase, nei mesi di marzo, aprile, maggio, abbiamo avuto casi di persone che sono rimaste positive per 2 mesi, anche 2 mesi e mezzo. Quindi valutando il grado di contagiosità si è stabilito che dopo 21 giorni dall'esordio dei sintomi, se chiaramente la sintomatologia è regredita in maniera totale, la persona può essere riammessa in collettività. La circolare parla di questo, riammessa in collettività, non parla di dichiarazione di guarigione. E quindi questo ha lasciato un po' perplessi sia i dirigenti scolastici e sia i datori di lavoro, che hanno appunto qualche difficoltà a riammettere a scuola o nell'ambiente di lavoro persone che sono ancora positive. La norma è quella, si è stabilito che si è visto appunto con studi, con evidenze scientifiche, che la contagiosità tende a diminuire sempre più, a 21 giorni diventa quasi nulla, però si capisce l'impatto. E a questo proposito il Comitato Tecnico Scientifico Regionale ha intenzione, anzi ha già iniziato, ha già previsto di fare un'interpellanza al Ministero per chiarire un po' questa situazione, ma a tutti gli effetti il cittadino può tornare a scuola, può tornare a lavorare. Credo di avere una telefonata, Giuliola mi fa segno di sì, una telefonata naturalmente per la dottoressa Sulli. Pronto, Rete 8? Buonasera, sono Gianni. Buonasera Gianni, da dove chiama? Chiamo da Vasto. Sì, prego. Volevo fare una domanda alla dottoressa. Vada. Una situazione al contrario. In pratica io sono un operatore, lavoro a scuola e mia figlia da stamattina febbre alta, tosse e raffreddore. In questo caso io cosa devo fare? Cioè è un po' al contrario in pratica, io lavoro a scuola e mia figlia non c'ha nemmeno 3 anni, quindi a scuola non ci va. Gianni, mi scusi, ci siamo persi la prima parte della sua telefonata perché l'audio era un po' basso, può ripetere per cortesia? Sì, allora è una domanda un po' al contrario, sì. Mi sente adesso? Sì, benissimo. Ecco, in pratica mia figlia da stamattina ha dei sintomi Covid, speriamo che non lo siano, insomma, tosse, raffreddore e febbre. 38 e mezzo ce l'aveva oggi pomeriggio. Abbiamo dato un po' di tachipirina, la febbre è andata via, però tosse e raffreddore sono comunque presenti. Premesso, mia figlia non va a scuola, è una bimba che non ha nemmeno 3 anni. Sono io che lavoro a scuola. In questo caso, cosa devo fare? Bella domanda. Resti in linea. Dottoressa Sulli. Grazie.
Allora, innanzitutto dovrebbe cercare nel limite del possibile di isolarsi dalla bambina, se c'è qualcun altro, la mamma che se ne può prendere cura, perché nell'incertezza lei dovrebbe avere una vita leggermente separata. Ma in assenza di una positività accertata, lei non può assentarsi dal lavoro e quindi non deve andare a lavorare, con le accortezze che abbiamo detto prima, con l'uso dei dispositivi e col distanziamento e tutto quanto. Gianni, capito, quindi va bene. Gianni, posso sì. Intanto dovrebbe vivere separato, sua moglie magari con la bambina e lei in un'altra parte. Probabilmente, in via preventiva. Probabilmente la frittata, se è stata fatta, ormai è già stata fatta, perché insomma una bimba di 3 anni dorme tra di noi, cioè quindi se il contagio c'è stato, presumo che ci sia già stato, insomma. Spero allora che non sia dovuto a Covid. Voglio dire. Si può fare un'altra cosa, se lei ha la possibilità di lavorare da casa, in attesa di se la sintomatologia non regredisce e quindi il pediatra valuterà positivamente per un tampone, lei intanto potrebbe lavorare da casa, quindi non mettersi in malattia perché lei non è malato e non c'è questa positività in famiglia, e continuare a lavorare però senza pericoli, senza problemi per la Gianni attività. Ha contattato il pediatra? Sì, il pediatra infatti è stato molto disponibile, mi ha detto che bisogna aspettare 2 o 3 giorni canonici per vedere un po' la bimba se migliora o altro, altrimenti fare il tampone, insomma. Esatto. Bocca al lupo. Bene, viva il lupo e buonasera e buona trasmissione. A lei, grazie, gentilissimo, bocca al lupo soprattutto alla sua figliola, oltre che naturalmente a lei e alla sua famiglia. Se si tratta di un figlio di genitori separati, posti in quarantena, sto povero ragazzo, figlio, chi dov'ha? Da che parte sta? Allora, dottoressa. Se il ragazzo in quarantena? Partiamo dal ragazzo in quarantena. Quindi in quarantena perché è stato a contatto con un caso positivo. In quarantena. Il genitore deve accudire il ragazzo se è minorenne e quindi deve restare a casa con lui. E per questo ha delle agevolazioni, perché il genitore non è in quarantena, quindi non è tracciato e non è stato attivato il medico di famiglia, per cui lui non avrebbe garanzie. Ma c'è un provvedimento legislativo che credo di maggio, che prevede il congedo per il genitore che ha un figlio in quarantena, quindi lo può tenere. Chiaramente il ragazzo deve rimanere con la mamma o con il papà, vale, secondo dove si trova, e non c'è. E l'altro non genitore separato chiaramente non lo può vedere in questo periodo. Dovrebbe rimanere il più possibile, sì. Genitore che invece si deve occupare di un figlio in isolamento, come si regola con il suo datore di lavoro? Lì è diverso. Se non può fare smart working? Perché l'isolamento è la condizione che deve osservare il positivo. Quindi il papà o la mamma del positivo è un contatto diretto e quindi ha diritto al riconoscimento anche l'INPS, perché è in quarantena perché contatto diretto, quindi ancora più semplice. Il problema di genitori separati si è posto, e questi sono tanti casi, quando un genitore positivo, per grande amore verso il figlio, l'ha mandato dal coniuge separato per non farlo ammalare, ma il bambino si era già infettato e quindi poi è andato a infettare anche il papà. Bambino in quarantena perché è stata messa in quarantena la classe che è frequentata da questo ragazzino, i genitori che fanno? I genitori hanno vita normale. E come abbiamo detto prima, il bambino in quarantena è osservato, è in sorveglianza attiva, viene monitorato, e quindi perché potrebbe insorgere in lui qualche sintomo. Quindi il genitore dovrebbe, nel limite del possibile, rimanere un po' isolato, quindi dal ragazzo, però può andare a lavorare. Certo. Sembra facile, vero? Stresso dire. Se il ragazzo è in età, certo. 22:12, altra telefonata. Pronto, Radio 8? Pronto? Pronto, buonasera, salve. Salve, da dove chiama?
Chiamo da Pescara. Prego. Senta, io vorrei fare una domanda alla dottoressa in merito a un caso che è successo alla scuola di mia figlia, a scuola d'infanzia. Lei frequenta la scuola d'infanzia di Pescara, per privacy non faccio nome, e praticamente oggi pomeriggio, tramite queste chat delle mamme, mia moglie ha avuto conoscenza che nella sua classe c'è stato un caso di una bambina asintomatica. Il problema è che una bambina veramente fino a ieri non era in asilo regolarmente, però nessuno ci ha informato in merito a questo caso di positività. Adesso tramite le varie mamme, eccetera, tutti quanti ovviamente siamo allarmati, il papà di questa bambina è stato disponibile comunque oggi comunicare al gruppo che c'è stato questo caso di positività di sua figlia, ma noi non sappiamo cosa fare. Da una tira bambina la mandiamo, non la mandiamo, ci fanno fare il tampone, non sappiamo nulla. E questo caso non è successo oggi, la bambina, vende questa bambina positiva, non va più a scuola dal 23 di ottobre, quindi dal 23 ottobre ad oggi questa bambina non è andata a scuola, ma nessuno l'ha contattata per sapere per quale motivo la bambina non andava a scuola. Allora, resti in linea, dottoressa. Allora, la bambina non va a scuola dal 23 ottobre, quindi bisogna capire se la bambina del 23 ottobre ha manifestato una sintomatologia. No, guardi, io ho contattato il papà della bambina. Sì. Perché lui gentilmente ci ha lasciato il numero, così in modo tale che a ogni genitore ha dato spiegazioni, dice che la scuola non ha spiegazioni, non ce l'ha data. Questa è una cosa gravissima. E il papà ci ha detto che la bambina è asintomatica, ma la sorella il 23 ottobre ha avuto dei sintomi. Ah, la sorella. Quindi, la sorella, che frequenta una scuola elementare. Sì. Quindi la bambina era asintomatica. Ok. Sì. Quindi ha eseguito un tampone perché contatto diretto della sorellina che invece aveva il sintomo. Ed era, okay. Sì. Quindi per la classe non c'è problema perché la bambina ha effettuato il tampone, se l'esito è stato, se il tampone è stato repertato in data odierna, l'avrà effettuato qualche giorno fa, siamo al 5 di novembre. No, il tampone è stato repertato settimana scorsa, è stato repertato in data 1-2 novembre, mi metto il papà, tant'è che adesso la sorellina, che per fortuna adesso sta bene, è ancora in attesa di fare il secondo tampone. Allora dovremmo sapere bene, ok, dovremmo conoscere la data di effettuazione del tampone, perché se la bambina è stata a scuola il 23, l'ultimo giorno, ma il 22 ottobre, e ha effettuato un tampone dopo 4-5 giorni, la classe è fuori dalla quarantena, perché non c'era contagiosità, ok? La contagiosità, abbiamo detto, che bisogna calcolarla calcolando 48 ore prima dell'effettuazione del tampone nella persona asintomatica. Quindi la bambina ha effettuato il tampone molto più in là, quindi non ci sono problemi. Certo, considera che il 20 ottobre è il venerdì, sabato e domenica l'asilo era chiuso, quindi ovviamente la bambina comunque a scuola non c'è andata perché la sorella aveva manifestato sintomi, sì, e il tampone l'ha eseguito nei giorni successivi, non so, l'avete eseguito il 29, sono 30. Passate molto più di 48 ore. Quindi è libera. In assenza di sintomi, esattamente, la classe è libera. È libera. Certo. Sì, però io scusi, parlo da genitore, è possibile che però a noi genitori, se qualsiasi bambino per un giorno si assenta da scuola, noi abbiamo l'obbligo di comunicarlo sia alla scuola tramite mail che alla maestra in via telefonica per dire che la bambina non va a scuola. Questa bambina invece sarà assente per oltre 10 giorni dalla scuola perché comunque era asintomatica. Capisco che i genitori saranno andati in pallone e quindi purtroppo si saranno dimenticati di chiamare la scuola, ma è possibile che nessuno della scuola ha chiamato la bambina e ha verificato il motivo per il quale questa bambina non frequentasse la scuola, la sua asintomatica, e nessuno l'ha comunicato a un insegnante, a una dirigente? Cioè, noi oggi questo fatto qui lo siamo riusciti a scoprire tramite la rappresentante di classe, che per via traverse ne riusciva a scoprire, noi nessuno se ne aveva niente. Non mi sembra una cosa normale e giusta, perché noi da genitori, se mia figlia c'è la tosse, io la mattina chiamo la scuola e dico per me non mi ha la tosse. Certo, la buona prassi vorrebbe appunto che fosse comunicato, però non dovete avere paura né risentimento, perché se il caso positivo
si ripercuote, cioè ha delle conseguenze sulla classe, abbiamo detto prima, se la classe viene messa in quarantena lo venite a sapere subito, quindi in questo caso evidentemente il referente scolastico, ma a parte che la questione è di oggi pomeriggio, certo, quindi quello, magari... Oggi l'hanno saputo, nonostante questa bambina, mi sembrava di capire, sia stata assente per 10 giorni, giusto? Sì. Quindi... Sicuramente qualcuno se ne sarebbe dovuto accorgere. Qualche difficoltà sì, nella comunicazione. Grazie, grazie. Chiudo la possibilità di poter parlare col genitore che è stato disponibile a lasciare il suo numero cellulare affinché ciascuno di noi lo potevamo contattare. E lui giustamente ha ammesso, forse la sua leggerezza, di non comunicare lui personalmente questo fatto alla scuola. Però lui si aspettava che da parte della ASL, di qualche organo competente, questa cosa veniva fatta, perché comunque lui la ASL l'ha contattata, per sapere le figlie che scuole frequentavano, da quanto tempo andavano a scuola, quindi la ASL questi dati ce li aveva. E come mai non l'ha comunicato alla scuola? Ma magari l'ha comunicato. Ma come mai i referenti della scuola l'ha comunicato ai genitori? Ma magari la scuola l'ha comunicato e avrà comunicato che la bambina, benché positiva, non comportava una disposizione di quarantena per la classe, visti i tempi nei quali si era verificata l'esecuzione del tampone. C'è stato qualche difetto di comunicazione ASL, scuola, genitore. Cerchiamo magari anche con questa trasmissione di avere fatto un po' di chiarezza. Raccogliamo. Sì, dica. Volendo trasmissione, ho potuto mai chiamare. Come per questo, per fare un po' di chiarezza. Ha fatto benissimo. Siamo qua apposta. Grazie. Perfetto, grazie. E speriamo che serva di lezione per altre situazioni, sia genitori più zelanti, scuole più presenti. La ASL, la dottoressa, vi garantisco, lavora 10-12 ore al giorno. È vero, oltre ce la facciamo più con tutte queste telefonate. C'ho due mail che calde che sono appena arrivate. Test rapido e tampone molecolare. Gradirei sapere se i test o tamponi in oggetto eseguiti da laboratori privati vengono comunicati e considerati attendibili per valutare i rientri a scuola o eventuali disposizioni di quarantena. Ringrazio e cordiali saluti Emanuela. Sono validi? Allora, purtroppo non possiamo prendere in considerazione il tampone effettuato presso una struttura, un laboratorio privato. Sono elencati in un preciso elenco ministeriale tutti i laboratori accreditati, quindi abbiamo quello di Pescara, l'ospedale, lo zoo profilattico di Teramo, l'ospedale dell'Aquila, l'università di Chieti e poi c'è un laboratorio privato accreditato nella provincia dell'Aquila. Ora la questione si fa un po' complicata perché le persone che hanno intenzione di sottoporsi a un tampone per paura, perché pensano di essere stati contatti stretti, sempre più frequentemente si rivolgono al laboratorio privato. E per quanto riguarda la scuola, se il tampone eseguito da un ragazzo è positivo, stiamo con i referenti scolastici provvedendo a, non potendo metterli in quarantena ufficialmente, a mettere una specie di quarantena facendo sì che si possa fare didattica a distanza, ma con specifiche indicazioni e precauzioni, perché in effetti la quarantena dovrebbe iniziare, certo, perché il tampone è attendibile, non è ufficialmente valido, ma è attendibilissimo. Però con la didattica a distanza almeno non perde si riesce, però la quarantena prevede la permanenza al proprio domicilio senza spostamenti, mentre la didattica a distanza prevede soltanto l'esercizio della didattica, ma il pomeriggio il ragazzo potrebbe uscire. La quarantena prevede... Lì sta poi ai genitori riuscire a tenerlo, esatto, a casa. Però pensiamo, ci sono anche qui delle interpellanze con la regione per poter cercare di ritenere validi anche questi test. È veramente complicatissima, complessa questa situazione. Alessandra le scrive una domanda per la dottoressa. Per rientrare nella comunità scolastica, gli alunni dopo sorveglianza sanitaria imposta dalla ASL allo scadere dei termini, che certificato devono presentare? Chi rilascia il certificato? Grazie Alessandra. Per la quarantena? Sì. Sì. Sì, sì. Allora. Sì. No, vabbè, dopo la sorveglianza sanitaria, per rientrare nella comunità scolastica, sì, dopo la sorveglianza quindi sanitaria imposta da voi, dalla ASL, che certificato devono presentare?
Sì, la quarantena viene chiaramente indicata anche al medico di famiglia, perché su quella famosa piattaforma vengono indicate date di inizio e di fine, quindi il pediatra, il medico di base possono redigere un certificato di fine quarantena, ma la ASL sempre e comunque manda la comunicazione alla scuola indicando il giorno preciso in cui tutta la classe può essere riammessa. Chi certifica? Sempre il medico di base il medico o il pediatra? Certifica, ma comunque c'è sempre la comunicazione, certo, della ASL, bella. E la scuola ha un rapporto diretto con la ASL, certo. Quindi è questo che conta. Senta, la sanificazione di una scuola, chi la decide, dottoressa? La sanificazione della scuola deve essere effettuata, decisa e quindi predisposta dal dirigente scolastico. Sanificazione significa detersione con normali acqua e detergenti e disinfezione. E viene fatta in maniera straordinaria quando si verifica un caso di Covid nelle zone interessate, non è che si sanifica tutta, certo, la scuola per un caso verificatosi in un'aula, quindi l'aula, i servizi igienici, i corridoi, le aree interessate. Casi positivi tra gli operatori scolastici, un bidello, un impiegato amministrativo, una persona facente parte del corpo amministrativo. Che si fa in queste situazioni? Sì, abbiamo avuto qualche caso in una scuola, diversi tra il personale amministrativo, diversi casi, credo tre casi, in una segreteria. E all'inizio si pensava che la scuola potesse andare un attimo in tilt perché nessun amministrativo si stava salvando, invece poi non era così, perché le stanze di quella scuola sono numerose, quindi molti colleghi non erano stati a contatto, ma si è verificato questo episodio e niente, lì non c'è stato contatto con gli alunni, con i docenti, quindi la normale prassi, quarantena per i contatti stretti e riammissione in classe. Abbiamo avuto un caso di un bidello, di un operatore scolastico, perché di solito loro non sono contatti stretti, il bidello vede passare i ragazzi, ma qualche volta può capitare, specie nella scuola dell'infanzia. E abbiamo avuto un caso in una scuola primaria, credo, di un bidello che si è infettato perché un ragazzo con una, diciamo, un ragazzo fragile con una certa patologia si è avvicinato, l'ha proprio abbracciato e l'ha infettato. Chi stabilisce la quarantena? La quarantena viene stabilita dal nostro dipartimento, dal servizio di igiene, sì, base ai dati. Siete anche voi che stabilite, decidete la chiusura di una scuola o parte di una scuola? Noi stabiliamo la quarantena, quindi se la quarantena riguarda poi un intero plesso, un'intera scuola, sì, però è capitato e avviene che il sindaco, che è la massima autorità sanitaria, decida di chiudere, ma se il sindaco chiude non è che mette in quarantena, potrebbe decidere di chiudere per 3 giorni per sanificare la scuola, per esempio, non si parla allora di quarantena. La ASL prescrive la quarantena di 14 giorni o appunto adesso 10 con tampone al decimo giorno. Siamo in chiusura di trasmissione, che messaggio lasciamo, dottoressa, ai nostri telespettatori? Come si chiude questo triangolo? Famiglia, scuola, ASL, anzi ci smettiamo anche il comune, è un quadrilatero, facciamo famiglia, sì, scuola, certo, ASL, amministrazione comunale, perché ci ha detto che determinate decisioni importanti le può prendere anche il sindaco. Il sindaco. Come chiudiamo questa trasmissione? Che considerazione si sente di fare? Chiudiamo dicendo che la collaborazione deve essere mantenuta ad alti livelli, perché soltanto con una collaborazione diretta si può lavorare proficuamente. La scuola ha messo in campo veramente tante procedure e nella maggior parte dei casi c'è un grande rispetto delle regole. Chiaramente poi anche fuori i comportamenti dovrebbero essere gli stessi e questo qualche volta non accade, quindi l'impegno dovrebbe essere di tutti. La responsabilità personale di tutti, certo, la speranza che i casi non aumenti.
Grazie, grazie per essere stata con noi, per aver combattuto contro la complessità delle norme che regolano il coronavirus a scuola. Grazie alla dottoressa Maria Grazia Sulli, referente medico per l'ambito scolastico della ASL di Pescara. La ospiteremo ancora se avremo bisogno di altre delucidazioni. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione. Ciao Gigliola, Gigliola del Mondo. Ciao Paolo, un saluto speciale a tutti coloro che ci hanno seguiti e che ci seguono ogni settimana, e l'appuntamento è per giovedì prossimo. Grazie a Luca Corneli, operatore di riprese, Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione. Giovedì prossimo dalle 21 fino alle 22.30 parleremo di mascherine, quali sono quelle giuste, come e quando indossarle. Ospite l'ingegner Lino Prezioso, titolare della LACI di San Giovanni Teatino, che è un'azienda leader nel campo proprio della validazione delle mascherine. Invece martedì alle 21 vi proporremo la terza puntata della nostra nuova trasmissione Covid-19 Medicina Facile dalla parte del cittadino, una produzione di Rete 8 con la ASL Lanciano Vasto Chieti. Parleremo di assistenza e cure sul territorio nella fase 2. Avrò ospiti due professori, il professor Jacopo Vecchiet, direttore delle malattie infettive dell'ospedale di Chieti, e il professor Francesco Cipollone, direttore della clinica medica, sempre del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti. In chiusura vi ricordo sempre che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione. Ci vediamo giovedì prossimo alle 21. Grazie, buonanotte.